sagrada natura, comune cristiana, e in particolare avrà stesso che Gianni Algarino. E poi dire grazie a tutti per l'invito che questa sera ci ospita, per questa carrellata natalizia. In realtà sono tanti e tanti anni che noi frequentiamo Santa Teresa e oramai non sono più le serate che abbiamo fatto veramente da tanti anni a questa parte. Sentite, questa sera noi parliamo del viaggio del Natale. Il Natale che è una festa che ci coinvolge completamente. Infatti, oltre all'aspetto religioso, questa grande festa riesce a coinvolgere tutti gli aspetti della nostra esistenza. Perché, se voi ci fate caso, Natale è entrato in tutto, in tutte le cose. Ha i suoi pianti, i suoi dolci caratteristici. Ci coinvolge quando riguarda il rapporto con gli altri, le visite che noi andiamo a fare, oppure la presenza di Babbo Natale, la presenza della Befana, che ci dà la possibilità dello scambio dei doni. Ci coinvolge per quanto riguarda l'aspetto musicale, infatti il Natale è sempre stata una fonte di ispirazione per tantissime opere d'arte. Noi siamo coloro i quali abbiamo avuto lo sacerdote di cui, il quale è della nostra zona, perché qui è nato vicino a Napoli, vicino a Marichianella, e molto dopo che Fabiano è sepolto, a ottobre, scende dalle stelle con la portata di tanti altri natalizi, come Fermano Gieri, e quando la scelta di una Betlemme. Quindi, questi canti che ci coinvolgono e che fanno tanto da tanto, però d'altra parte tutto il mondo ha prodotto tantissimo, basterebbe semplicemente citare Martin dell'austriaco, oppure citare l'oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach, quindi in Germania, in tutto il mondo, ha cantato, ha suonato, ha composto dei brani che sono passati alla storia, proprio ispirati tutti quanti a Natale. Poi, naturalmente, la tradizione fondamentale del presepe, del quale parleremo tra breve. Il presepe che è la rappresentazione plastica della nascita di Gesù, in realtà è qualcosa che dimostra i primi anni del cristianesimo, e successivamente ci sono state delle rappresentazioni che riguardavano soprattutto la città di Roma, però mancava qualcosa ancora al presepe, mancava quella Capite che mi laura fate tremare la poesia, voce. e questo è venuto da Francesco d'Assisi, il quale reduce dalla sua andata in Terra Santa, volle vedere con i suoi occhi e considerare, constatare effettivamente quali fossero stati i disagi della nascita di Gesù prima della morte, per cui volle ricostruire fedelmente il Natale a Treccio, che attualmente si trova nella provincia di Rieti, nell'Umbria. Quindi, c'è questa rappresentazione della quale dice la leggenda che a un certo punto compare Gesù Bambino, perché San Francesco ha scritto i vari rumori alle persone, alla Madonna, San Giuseppe, i pastori, eccetera, però non volle assolutamente che un bambino rappresentasse Gesù, proprio perché
integra nell'abisso tra una creatura umana e Dio che non vuole la presenza di questo bambino. E dice la leggenda che nel momento in cui la manifestazione con la sua apice, un bambino comparve nella mangiatoia che era stata preparata di suo bambino. Questo sono naturalmente le cose che partono dalla leggenda, però voi sapete che alla base della leggenda c'è sempre qualche cosa di vero. Quindi l'universo che è Natale ci coinvolge, ci fascia, ci stringe, ci tiene assieme in tutte quelle cose della nostra vita quotidiana. Ed ecco perché poi il Natale diventa anche un attimino un momento di sofferenza, proprio perché certe cose poi cominciano a mancarci, soprattutto nell'età matura. Ci mancano delle cose, ci mancano delle presenze, il Natale ce le, diciamo così, in una maniera violenta, ce le batte in faccia e ci costringe a meditare su tutto ciò che abbiamo perso, che abbiamo lasciato al tempo passato. Però il Natale è anche il rinnovamento, e allora il rinnovamento per noi serve per scoprire quelle che sono le occasioni che la vita ci dà per vivere ancora il Natale in forme diverse, inventando delle cose nuove, ma soprattutto con l'entusiasmo di chi non si arrende e vuole sempre comunque